Cari colleghi, qui c'è Valentina Fusco, ci spiegherà come ci dobbiamo comportare il giorno 15, primo turno. Valentina, spieghi tu per piacere. Ciao a tutti, grazie di questa opportunità. Io vi do un consiglio, poi ognuno di voi deve sentire dentro se stesso questa possibilità di applicare quella che è la disposizione giusta. Il decreto come tale è impugnabile, non abbiamo il tempo di aspettare la Corte di Cassazione, quindi ognuno di noi lo deve impugnare come singolo cittadino e come persona fisica e giuridica, quindi ognuno di voi ha il potere fra le mani, sta a voi esercitarlo. Il decreto dice è obbligo possedere ed esibire, virgola, su richiesta, virgola, il certificato. Quel su richiesta in questo momento è fondamentale. Per quale motivo? Perché è un su richiesta sia di chi deve scaricarlo, sia di chi deve chiederlo. E vi faccio arrivare al concetto che è su richiesta anche per voi. I motivi per i quali si scarica il certificato sono non obbligatori, quindi capite bene che non è obbligatorio nemmeno il certificato verde. Se questo concetto non lo avete bene in mente e non lo fate vostro, chiunque vi può raggirare e farvi credere che scritta la parola obbligo in realtà è così. Voi dovete andare all'etimologia del concetto. Il certificato verde si scarica per cose non obbligatorie. Se invece me lo stai obbligando, vuol dire che mi stai obbligando a trattamenti sanitari. Quindi vuol dire che il vaccino è obbligatorio? Vuol dire che il tampone è obbligatorio? Quindi capite bene che sta a voi mettere in pratica la realtà. Quindi vi consiglio il 15, avete avuto una comunicazione ufficiale? Ma stanno distribuendo dei volantini in azienda per sapere se forse se siamo vaccinati, se non sappiamo, abbiamo il green pass. Allora, leggi sulla privacy, violazione a go-go. Il fatto che le comunicazioni avvengano tramite volantini o addirittura verbalmente vi fa capire quanto questa narrativa si appoggi sui vostri consensi e non sulla legge, perché se fosse così o se l'obbligo fosse tale, avreste dovuto avere una comunicazione singolarmente attraverso i due unici mezzi ufficiali, OPEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il fatto che queste non siano arrivate è perché non possono i datori di lavoro obbligarvi a un trattamento sanitario, quindi aspettano il vostro consenso, che voi accettate. Terrorismo psicologico, ancora una volta. Guarda